Ciao a tutti, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale. Innanzitutto ho il raffreddore, quindi parlerò un po' nasalmente. Lasciamo perdere. Allora, che fine ho fatto? Questo periodo ho trovato nuovi lavori a caso proprio e quindi ho avuto molto meno tempo per leggere e assolutamente nessun tempo per registrare. Infatti devo ancora elaborare video vecchi di mesi, perché non ho modo di stare al computer e editarli. Primo cambiamento, ho cambiato la fotocamera. Questo è successo qualche settimana fa, ma non avevo il cavalletto, quindi non potevo registrare. E ieri sono andata a comprare questo cavalletto a 20 euro circa in un negozio dell'usato e c'è scritto Tripo come marca anche sulla scatola, ma io in realtà l'ho cercata su internet e non esiste. Quindi non lo so, però sembra abbastanza stabile, poi in caso ve lo faccio vedere. La fotocamera invece io avevo la 700D, che è questa qui, e l'obiettivo l'ho passato su questa nuova, che è la 70D, quindi il modello diciamo migliore rispetto a questa. E questa tra l'altro la venderò perché non mi piace assolutamente come il microfono registra l'audio. Sì, ho un microfono esterno, no, non mi piace come registra. Questa non lo so, è la prima prova, proveremo a questo punto se non registra bene neanche così, credo che sia l'obiettivo. Ma iniziamo, basta sproloqui. Ho cambiato lavoro, adesso lavoro tra le altre cose anche con i bambini, molto piccoli, e questo è un ottimo video per iniziare giugno perché parleremo di assolutamente opinioni impopolari. Parleremo di Anya, il Cavaliere di Luce di Silvana De Mari. Tenetevi pronti. Ed è il primo libro di una trilogia più un prequel che non leggerò. Tempo fa avevo visto un video di Miss Fiction Books in cui parlava di autori problematici. Ebbene, è arrivato anche il mio momento. Questo libro l'avevo preso tramite scambio e poi lo avevo abbandonato in libreria. Finalmente ho trovato il tempo di leggerlo. Ma prima parliamo dell'autrice se ancora non la conoscete, il che ne dubito. Silvana De Mari è un'autrice italiana nota per le sue opinioni contrarie a tutto, anche al buon senso. Allora, questo lo leggo. Si è laureata in medicina all'Università di Torino e si è specializzata in chirurgia generale ed endoscopia dell'apparato digerente e in psicologia generale, quindi proprio due cose. Ma come scrittrice ha iniziato a pubblicare i suoi libri a partire dal 2000 con Salani, Fannucci e Giunti. Nel 2004 ha iniziato a scrivere la saga dell'Ultimo Elfo, che tra l'altro io non ho letto, ma ha vinto tantissimi premi sia in Italia che all'estero. Nel 2015 finalmente pubblica Anya, questo volume di cui andremo a parlare oggi, con il quale vince il premio Ceppo. Forse vi lascerò qualche dettaglio. Fino ad arrivare alle pubblicazioni più recenti, tra cui Io mi chiamo Joseph, mi sembra, ma non è un fantasy, quindi non ce ne frega niente. Se fosse tutto qui sarebbe perfetto, invece ecco che arriva il lato negativo. Questa donna diciamo che è un po' una contraddizione vivente. Dunque, è cattolica ma si esprime contro il Papa? Si è laureata sia in medicina che in psicologia, quindi pensi che qualcosa ha studiato, è una persona colta, eppure si esprime contro gli omosessuali e dice che non esistono, e poi dice anche che dall'essere omosessuali si può guarire. È una donna e si esprime contro l'eguaglianza dei sessi? È contro l'aborto anche per vittime di violenza. Ovviamente non potevano mancare opinioni contro il Covid, perché ormai va di moda, per poi arrivare a tutti i provvedimenti giudiziari disciplinari in cui ha sborsato svariate somme. Come se non bastasse tutto questo, in relazione alle prese di posizione dell'autrice, è nato un movimento dei lettori che è volto, diciamo, a boicottare la stessa autrice. In pratica hanno chiesto agli editori di boicottarla, soprattutto per i libri per ragazzi. E qui ti chiedi se sai già tutto questo sull'autrice, che l'hai letta a fare? E tra l'altro, che l'hai fatto a fare sto video? Allora, ormai avevo questo libro e prima di scambiarlo volevo farmi la mia opinione perché penso sia importante farsi la propria opinione. Alla fine sì, non dovremmo dare troppo spazio a queste autrici se non ci piacciono,
Ma comunque sia, resta il fatto che uno può scegliere benissimo di non comprare i suoi libri e di reperirli tramite biblioteche cartacee o digitali, tramite scambi o tramite mercatini dell'usato. Quindi alla fine un modo si trova. E quindi ora veniamo al libro. Allora, premetto che io ci sono arrivata molto alla fine, a questa conclusione, ma ci arriviamo dopo. All'inizio pensavo che fosse una schifezza. Ci sono personaggi che dicono che le persone con i brufoli e le persone brutte dovrebbero morire. Ricordiamoci che questo è scritto per ragazzi, ma se pensate che sia il target giusto, mentite a voi stessi, perché questo è un target per adulti. Quindi le persone con i brufoli e le persone brutte devono morire o essere uccise. Classico libro per ragazzi. Il vecchio mago detestava quel paggio, lo aveva sempre detestato. Con l'età senile gli era venuta una specie di timidezza, forse di umana gentilezza, per cui non aveva mai osato chiedere che glielo levassero dai piedi, sostituito da uno un filo più intelligente, con qualche brufolo di meno. Non era una colpa per i brufoli, certo, ma lui doveva proprio affrontare la morte con le macchie rossastre e pruriginose dell'altro negli occhi. Simpatico. Oppure, sarebbe dovuto essere vietato morire guardando una cosa così brutta. In un mondo sensato sarebbe dovuto essere vietato ad un essere così brutto sopravvivere. Queste, diciamo, le opinioni dell'autrice. Ovviamente ti traumatizza anche con delle visioni del parto. Proprio. La bambina uscì dal corpo di lei insieme a un fiotto di vivido sangue, schifoso anche quello. E questo è solo l'inizio, tipo. E alla fine scopriamo personaggi molto, molto cinici rispetto all'età. E quindi dici, ma cosa sto leggendo? Se quella maledetta oca della levatrice, invece che starnazzare sconsolate idiozie, avesse praticato l'elementare gesto di fare un piccolo taglio, un pollice al massimo. Questo sempre sul parto. Classico libro per ragazzi. E infine arriva più o meno la parte bella, però io ve lo ripeto, chiunque affermi che sia un libro per ragazzi, mente a se stesso, è una presa in giro. E avere un personaggio protagonista molto piccolo non significa necessariamente che sia un libro per ragazzi e bambini. E quindi di che parla? La protagonista, questo appunto che si vede nel libro, è stata concepita dalla principessa delle sette cime, brava e buona, e dal signor oscuro, cattivo e malvagio, ovviamente. E quindi si chiama Anya ed è nata principalmente con lo scopo di distruggere il mondo, ma non è come ce lo aspettiamo. Noi. Infatti non sarà la bambina a distruggere il mondo con i suoi poteri, che comunque ne ha svariati. Saranno sua madre o le altre persone che cercheranno di ucciderla e quindi se riusciranno ad ucciderla saranno loro a dannare l'umanità. E quindi, come dicevo nella prima parte, ci sono arrivata molto dopo. E questo, cioè alla luce di questi fatti, questo è il manifesto, la bandiera del pensiero dell'autrice. E quindi, anche se Anya è stata concepita da, diciamo, un abuso, non bisogna abortire, quindi non bisogna uccidere il bambino, perché se non lo fai comunque puoi crescerlo secondo le tue idee e non deve essere per forza cattivo e malvagio come chi l'ha creato, diciamo. Oh, veramente, io leggendo il libro non ci ho fatto caso perché non sapevo sta cosa, mi sono informata dopo. E adesso che ci penso tutte le volte, secondo me è quello. Però ormai mi sono goduta il libro in modo differente, nella mia ignoranza. E quindi sua madre decide di tenerla e di insegnarle i valori del Cavaliere di Luce, narrandole le gesta dei Cavalieri di Luce. Da qui il titolo della copertina, allo scopo di farle capire qual è il bene rispetto al male. Così che lei si estranei totalmente dalla crudeltà del padre e appunto cresca più come sua madre. E per farlo scappa da tutto quello che conosce, scappa dalla civiltà e vuole andare in un luogo isolato
privo di persone, in modo che se il suo scopo fallisse, lei comunque non potrebbe far male a nessuno. Ma è qui che il mondo si mette contro di lei, infatti scopre che è una bambina molto difficile, che cresce molto rapidamente rispetto alla sua età, non dimostra la sua età, dimostra molto di più, che ha una conoscenza vastissima, praticamente sa tutto, eppure non mangia, non parla, non cerca di comunicare in nessun modo. Evita qualsiasi contatto fisico, evita l'affetto, evita tutto quello che cercano i bambini. E perennemente ha sempre un'espressione imbronciata e arcigna, da come ci viene descritto. Successivamente, comunque, anche le persone che incontra sua madre le mettono sempre bastoni tra le ruote, facendole davvero conoscere il peggio del genere umano, e quindi forse l'autrice ci vuole mettere a paragone la bambina con il resto del genere umano. E tutte le ingiustizie che subirà Axen, che è appunto la madre della bambina, serviranno ad entrambe per crescere e per maturare. Serviranno anche per scegliere, diciamo, da che parte stare, dalla parte dei cattivi o dalla parte di sua mamma. E queste scelte non saranno scontate, ed è qui che è il bello. Anya, secondo me, se togliamo l'autrice, è un romanzo complesso, è un romanzo interessante, è un romanzo riflessivo. Ci mostra questa bambina che è figlia della malvagità, ma non solo. Diciamo che lei non vuole essere cattiva, ma è programmata a farlo dal padre. E è una lotta continua capire cosa riesce a fare e cosa non riesce a fare. Quindi programmata per odiare sua madre, programmata per odiare tutte le cose che mangiano i bambini, odiare l'affetto, crescere nella sofferenza, avendo sempre freddo e fame perché appunto non riesce a mangiare. E poi sempre questo fatto che lei non parla. Molto bella l'immagine finale, ma quello che mi è piaciuto di più in tutto il libro è vedere la crescita personale di questo personaggio, di Anya. Diciamo il suo venire a patti con questa che è effettivamente una disabilità, per emergere alla fine e affermare se stessa e non l'idea che hanno tutti di lei. Insomma, la morale è che non esiste la predestinazione e che ognuno può scegliere di vivere la propria vita, sia perché è in grado di scegliere da solo, sia per le esperienze che ha maturato nel suo cammino, diciamo. Volevo anche dire che questo romanzo è sempre coerente, sempre credibile, i personaggi lo sono, l'ambientazione lo è, gli stessi poteri magici lo sono. Axen, la madre della bambina, è una nobildonna, è una persona, è una principessa che non ha mai avuto niente a che fare con i soldi e non capisce il loro valore effettivo e quindi all'inizio del viaggio li sperpera come nulla fosse, per poi pentirsene in un secondo momento, in un momento in cui capisce il loro effettivo valore. E lo capisce perché lei si sforzerà di lavorare, si sforzerà di guadagnare quei soldi che tanto ingenuamente ha buttato via. E quindi ne pagherà le spese in termini di fatica fisica e lavoro. Mi è piaciuta anche la parte in cui, allontanandosi dalla capitale, trovano tutti questi villaggi che sembrano senza legge, in cui le persone non rendono conto di quello che fanno alla regina oppure alla legge, la fanno per conto proprio. E qui appunto c'è il datore di lavoro che ingaggia Axen per un lavoro faticosissimo e poi non la paga perché effettivamente lei si basava sulla fiducia e lui sullo sfruttamento. C'era un qualche testimone quando avete contrattato? Chiese benevolo lo sceriffo. Non abbiamo contrattato, confessò Axen. C'era nel nostro rapporto una presunzione di compenso, una fiducia reciproca data dalla comune fede nella legge e nelle autorità legali di questo regno, come è prescritto nelle nostre leggi di contratto civile, alla voce sui contratti orali. Ma quanto hai studiato? Bene, il legnaiolo avrebbe potuto presumere che tu lavorassi per il piacere di farlo, quindi non credo che ti debba nulla. Tra l'altro, hai testimoni del fatto che hai lavorato? Quindi, come dicevo, tutto credibile. Mi è piaciuta anche tutta la parte di Anya. L'ho trovata perfetta perché lei crede di essere cattiva, lei crede di doversi comportare in un determinato modo. Poi, però, ad ogni occasione vince il buon senso. Vince una specie di giustizia.
Ciò non toglie che comunque è un personaggio molto cinico. Infatti non ho particolarmente apprezzato tutte le ripetizioni in ogni dialogo in cui definisce sua madre un'oca. Come vi dicevo all'inizio, adesso sto lavorando tra le altre cose con i bambini molto piccoli. E tra questi bambini ce n'è uno identico ad Ania, che vuole esprimersi, vuole raccontare tutte le cose che vede, tutte le cose che fa. Ma è impossibilitato a farlo proprio come lei, perché in realtà non è muto, ma non riesce a parlare. E quindi è molto difficile capire e interpretare cosa vuole dirti. Quindi diciamo che questa tematica di Anya mi ha particolarmente colpito per questo motivo. E soprattutto nella parte finale troviamo una scena molto simile alla realtà, in cui lei sviluppa una sorta di codice per il linguaggio per farsi capire. Tutte le volte che Axan sbagliava, Anya sbatteva un pugno contro la sabbia. Lo aveva fatto istintivamente, solo per collera, ma alla fine si era resa conto che aveva creato un codice, un segnale. Ho capito, se sbatti il pugno sulla terra vuol dire no. E se ho indovinato, qual è il segno? In conclusione, a parte quello che ne pensa l'autrice e i suoi temi un po' oscuri, l'ho trovato un ottimo romanzo che tratta temi importantissimi come la disabilità, la solitudine, la diversità, la crescita personale, l'affermazione di se stessi. Ribadisco che per me non è affatto un libro destinato ad un pubblico giovane, perché appunto è totalmente fuori luogo già dall'incipit, ma è assolutamente degno di nota, questo sì. A riprova di questo fatto, prima che finisca il video, voglio leggervi quest'ultimo passaggio. Dunque, Axen sta passando su una strada e una madre, insieme a suo figlio, molto piccolo, stanno chiedendo l'elemosina. Ma il cocchiere li scaccia via per poi spiegargli. Era una povera donna e il suo bambino. Non fece in tempo a finire. Il suo bambino è nato sano, con gli occhi sani, la interruppe il carrettiere. È lei che li rende così, li infiamma con una mistura infernale, senape, peperoncino e ortica. Per ora sono solo ammalati, potrebbero ancora guarire. Tra non molto il bambino diventerà cieco, veramente e per sempre. Così lei potrà avere un bambino cieco per chiedere l'elemosina. Si guadagna di più. Via dalla mia strada! E ce ne sono altre madri che non meritano questo nome. C'è un bambino che si trascina su una specie di carretto con quattro ruote sotto. Sua madre gli ha spaccato le ossa con un grosso cuneo e quando hanno cominciato a guarire gliele ha spaccate di nuovo e poi ancora di nuovo. Ora sono deformi, rattrappite. Uno storpio per tutta la vita. A volte porta a casa fino a 10 soldi di elemosina. A volte un pane intero. Non è detto che tutte le madri sono buone. L'oscuro signore è in grado di utilizzare qualsiasi mente. Può addormentare qualsiasi anima e prenderla se non si fa attenzione, soprattutto ora che sono tempi bui. La madre lasciò cadere la moneta che aveva in mano e chiuse la sua borsa. Poi si prese la testa tra le mani. Tra l'altro, scusate se ho letto un po' a scatti, il fatto è che la stampante non mi ha stampato perfettamente, quindi alcune cose sono a interpretazione. Quindi, chi pensa che questo libro sia per bambini è un pazzo. Non ci sono dubbi. Detto questo, iscrivetevi al canale, scrivetemi cosa ne pensate degli autori problematici, scrivetemi se vi è piaciuto il libro e effettivamente non c'è una parte spoiler perché non so se voi vorrete leggerlo o meno, quindi diciamo che ho raccontato un po' tutto. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, io non so come sarà, ma spero che la qualità del video sia buona. Poi mi farete sapere. Nel frattempo vi faccio vedere il cavalletto. Eccolo qua, adesso è aperto e è settato per registrare. Cioè, nel senso, questa è l'altezza che mi serve a me. E qui, allora, ha la manopolina, aspetta che non si vede, ha la manopolina che non funziona. E serve per tirare su questo e poi ha questo qui che si può modificare, cioè si può aggiustare e quindi fa vedere quando è dritto.